Che dobbiamo trovare un modo di affrontare tutti assieme, e la nostra ottica è quella proprio di comunità, di tornare ad essere una vera comunità a partire dalla politica. La politica è prima di tutto una cosa importantissima, uno strumento fortissimo per cambiare le cose. Chiaro, deve essere in mano ai cittadini, deve essere uno strumento per i cittadini, e forse il Movimento 5 Stelle in Italia per la prima volta sta facendo politica per davvero, dato che dall'altra parte abbiamo sempre avuto delle elite che si cambiavano tra loro, che più o meno ci chiedevano il voto. Per la prima volta abbiamo in Parlamento, nei consigli regionali, dei cittadini normalissimi, quindi sganciati dalle logiche di partito e sganciati ovviamente dalle grandi lobby, quindi che fanno l'interesse unicamente dei cittadini, come adesso vi racconteremo. Io posso raccontarvi quella che è stata la mia esperienza nel Comune di Milano negli ultimi 3 anni come consigliere di ultraminoranza, dato che abbiamo un voto solo contro 48, e 3 anni incredibili, dato che abbiamo potuto iniziare a mettere mano all'interno di tutta questa documentazione, all'interno di questi flussi di denaro enormi. Il Comune di Milano ha bilanci da miliardi di euro di debito, e società, tra virgolette, pubbliche con bilanci e debiti da miliardi di euro, come A2A ad esempio. La nostra storia è iniziata, diciamo, con un elemento un po' strano. Io l'ho raccolto sempre per rompere un po' il ghiaccio, dato che ora siamo noi da questo lato come portavoce, il prossimo giro potete essere voi, come se siete onesti, rispettate le nostre caratteristiche, cioè avere la fedina penale pulita, non aver fatto più di 2 mandati e non avere la tessera di partito. Chiunque di voi può partecipare e dare il proprio contributo come un cittadino, un portavoce nelle istituzioni. Ma il primo giorno da consigliere, io lo racconto sempre, cosa è successo? Prima comunicazione ufficiale, ci danno un ufficio al Comune di Milano per poter lavorare, prima comunicazione ufficiale, una busta anonima con dentro 4 biglietti per Vasco a San Siro, gratis, tribuna d'onore. Prima ancora di qualunque altro, no. Questo è stato il primo messaggio. Da lì abbiamo iniziato a ricevere altri privilegini, cose tipo il parcheggio gratis agli aeroporti, l'ingresso gratis alla Fiera di Milano, poi c'era parcheggiare gratuitamente sulle strisce gialle e blu in tutta la città, e passare nelle ZTL, quelle delle ambulanze e dei mezzi. Questo un politico dovrebbe poter fare. E ovviamente non eravamo con la Moratti, con la destra, eravamo con il centro-sinistra, il Pisapia, che doveva essere la rivoluzione civica della città. Bene, il Movimento 5 Stelle è stato l'unico a rifiutare tutto questo dal primo giorno. Sono cose assolutamente simboliche, ma contribuiscono in piccolo a quello che succede in Parlamento e nei consigli regionali, cioè avere l'assuefazione da privilegi, da tutti questi elementi, dalla corte. E da lì è iniziato, oltre a un lavoro di coerenza, a un lavoro di approfondimento. Una delle battaglie principali che abbiamo seguito è stata Expo. Battaglia perché? Perché era nata con la Moratti in un modo bislacco, ben sempre criticata, ma per la prima volta siamo andati a vedere cos'è davvero Expo 2015. Cosa sapete voi di Expo? Niente. Ok, però sarà qualcosa di bello, arriverà, rilancerà l'economia. Il progresso. Esatto, perché è il progresso, cioè, non so se avete visto Expo 2015, nutrire il pianeta, energia per la vita. Bellissimo, caspita, andiamoci tutti. E in realtà, a parte la propaganda nazionale, è un po' diversa la situazione. Expo 2015 nasce come un'operazione di speculazione edilizia. Praticamente, dei terreni Expo nasce in questo modo: hai 1 milione di metri quadri di terreni assolutamente inutili tra 2 autostrade a Rho. Esatto, 1 milione di metri quadri assolutamente inutilizzabili, agricoli, e decidiamo bene di farci un'esposizione universale. Prima differenza rispetto a tutte le altre esposizioni universali: Expo viene fatta su dei terreni privati, mai nessuna esposizione era stata fatta su terreni privati, ma pubblici, proprio per l'interesse, e ovviamente andiamo a comprare questi terreni. Quindi peccato che uno dei soggetti incaricati di scegliere i terreni, Ente Fiera, era anche il proprietario degli stessi terreni. Ma questa è l'inizio di Expo 2015.
Sempre sui terreni ovviamente direte, caspita, li abbiamo comprati con i nostri soldi pubblici, non solo del Comune di Milano che si è indebitato per questo, ma anche del governo, della regione, quindi anche vostri, e li pagheremo ovviamente come agricoli, 6 euro al metro quadro. Direte, è naturale, ovviamente sono dei terreni agricoli. In realtà, ebbene no, li abbiamo pagati a 160 euro al metro quadro come terreni edificabili, con i nostri soldi pubblici indebitandosi. E beh, questo è un po' la natura del sito espositivo, ma non finisce purtroppo lì. Expo 2015, come diciamo sempre, è un'operazione di spartizione, la spartizione della torta, quindi il classico grande evento all'italiana. E per riassumere tutta questa situazione, bastano i primi due grandi appalti. I primi due grandi appalti, che sono rimozione delle interferenze, cioè tirare a lucido il terreno, e la costruzione dei sottoservizi, fognature e tutto, che sono gli appalti più importanti, sono finiti uno alla CMC di Ravenna, Coop Rosse, quindi sinistra, PD, e l'altro alla Mantovani SPA di area PDL invece. I primi due appalti, entrambi sotto inchiesta per turbativa d'astra, riassumono perfettamente come dell'Expo 2015, dell'immagine non gliene freghi assolutamente nulla. Gli interessava di spartirsi 1,7 miliardi di euro pubblici sul sito espositivo e 11 miliardi di euro tra opere collegate, Brebemi, TEM e una serie di opere autostradali che potevamo fare assolutamente a meno, anzi rinforzare il nostro, le linee di trasporto della mobilità su rotaia. Questo era solo un esempio, poi spero ci siano delle domande, dato che avete un consigliere in comune e sapete benissimo le battaglie, quanto è difficile, quanto sia importante stargli vicino per aiutarli. Non siamo dei tuttologi, soprattutto quando siamo da soli, e la differenza la facciamo con tutti voi, con gli attivisti, facendo squadra. Questo è fondamentale, quindi a parte da qui al 25 maggio dovete dare proprio del vostro tempo e, ve lo diranno anche dopo, adottare un indeciso. No. Iniziate a pensare nel vostro condominio quante persone ci sono che, se solo sapessero cosa sta facendo davvero il Movimento 5 Stelle e non l'immagine distorta dei media, magari inizierebbero a votarlo. Iniziate a pensare, magari quello del piano di sopra, il vicino di casa, e parlategli del Movimento 5 Stelle, perché molti di loro, e pensateci, non sanno assolutamente niente. Magari se gli parlate un attimo iniziano a conoscerci e a votarci, ricordando che il voto è il primo step. Poi c'è la partecipazione. Quindi da qui al 25 aprile adottate un indeciso, meglio due se potete, e questo è un vostro compito. E soprattutto continuate a stare vicino ai vostri portavoce, perché ne abbiamo bisogno. Io taglio corto e passo la parola a Bruno Marton, nostro senatore, Commissione Difesa e Copasir, che vi racconterà un po' della sua esperienza. Tranquilli, gli F-35 li compriamo. Se siete preoccupati, smettete di preoccuparvi, il presidente Napolitano ha deciso che si comprano, quindi si è fatto portavoce tramite il Consiglio Supremo di Difesa di questa battaglia personale, quindi lui dice il Parlamento non conta più nulla, quindi li compriamo. Quello che mi preoccupa però adesso, è che sta passando sotto silenzio, è la riforma costituzionale che sta provando a fare il governo. Io vi leggo un piccolo passaggio, ho fatto un intervento l'altro giorno in Commissione Affari Costituzionali sull'atto 1429. Andateli a vedere sul sito del Senato e della Camera questi documenti, perché trovate una marea di informazioni che in televisione non danno. Vi leggo questa frase. Allora, una delle modifiche che vogliono fare, a parte l'eliminazione del Senato, che non è un'eliminazione ma in realtà è la sostituzione con un Senato delle autonomie, vogliono prendere quindi consiglieri comunali, regionali, eccetera eccetera, e sbatterceli lì senza che voi e noi si possano eleggere. Allora vi leggo perché non vogliono che vengano eletti. Allora, appare difficilmente conciliabile ad avviso del governo con l'opzione dell'elezione diretta a suffragio universale dei senatori, elezione che inevitabilmente potrebbe trascinare con sé il rischio che i senatori si facciano portatori di istanze legate più alle forze politiche che alle istituzioni di appartenenza, ovvero di esigenze particolari circoscritte esclusivamente al proprio territorio. Cioè, non sia mai che voi eleggiate un vostro senatore, perché potrebbe fare gli interessi del vostro territorio, quindi eliminiamolo, non andiamo avanti. Poi possa indurre inoltre a voler incidere sulle scelte di indirizzo politico che coinvolgono il rapporto fiduciario riservato in via esclusivamente alla Camera. Quindi, siccome la fiducia la dovrebbe dare solo la Camera, i senatori devono essere scelti dal governo
sulla base di chissà quali motivi, e soprattutto 21 persone dal Presidente della Repubblica. Cioè, i prossimi eventuali senatori dovranno essere eletti dal Presidente. Il Presidente a sua volta dovrà essere eletto da quelli della Camera e dai senatori. Cioè, quindi andiamo avanti a fare favori uno con l'altro. Dice tantissime altre cose. Dice anche la modifica la vogliono introdurre perché? Perché c'è una difficoltà nel fare le leggi. Cioè, il processo decisionale adesso è farraginoso e si blocca sempre tra una Camera e l'altra. Al che il mio intervento è stato: ma signori, ma ci sono i regolamenti? Noi andiamo a cambiare lo strumento, che è la Costituzione, perché le persone sono incapaci di applicare correttamente lo strumento. Allora, qual è il problema del doppio passaggio? Il problema è che non si è d'accordo sui contenuti. Il problema. Ma se tu inizi a fare qualcosa che è per il popolo e per i cittadini, automaticamente si troverà il consenso. Dov'è che non trovi il consenso? Il consenso non lo trovi sulle opere inutili, il consenso. Sul TAV, lì come fai a trovare il consenso? Sugli F-35 come fai a trovare il consenso? Non lo troverai mai. Allora la mia proposta è stata: facciamo in modo che il regolamento della Camera e il regolamento del Senato siano uguali. Questo è il primo step. Ok? Il secondo step è una legge elettorale proporzionale. Questo è un mio parere personale. L'obbligo dei partiti di esplicitare preventivamente il programma in punti chiari e semplici. Una volta fatte le elezioni, in criterio proporzionale, si guardano tutti i punti che sono comuni a tutti i partiti e quello è il primo. E si va man mano coi punti meno. La seconda cosa, per fare in modo che ci sia più convergenza, è alle opposizioni, che hanno preso un determinato tipo di percentuale alle elezioni, disincardinano le leggi per quella proporzione. Cioè, se noi ogni mese dobbiamo incardinare 10 leggi, se un partito ha preso il 5%, gli si dà il 5% della possibilità di incardinare una legge, affinché si possa dare la voce a tutti quanti. C'era il membro del governo, che aveva la testa bassa, poverino, perché dopo 20 minuti che prendeva sberla a destra manca, gli si smontava il provvedimento, ha iniziato a alzare la testa, come dire, io non ci posso fare niente. Quindi anche i membri del governo in realtà sono comandati da chissà chi. Chissà chi, signori, ci sono delle persone. Allora, degli interventi in affari costituzionali ci sono stati 57 interventi contro la riforma, compresi PD, Forza Italia, NCD, e 3 soli a favore. Uno di quelli a favore era il presidente Zanda, che è il capogruppo del PD al Senato, che addirittura ha minacciato i due relatori, Anna Finocchiaro del suo partito e Calderoli della Lega, dicendogli: mi auguro, perché ovviamente non è detto dovete, mi auguro che voi adottiate al più presto il testo base del governo e che si inizi subito la discussione. Qual è il problema? Il problema è che il governo Renzi ha bisogno assolutamente, entro il 23 di maggio, di portare uno straccio di provvedimento per giocarsi le elezioni. Cioè, lui vuole far vedere che ha ridotto il numero dei parlamentari. Fa niente se non si farà mai questo, perché dopo c'è il passaggio alla Camera e di conseguenza si arenerà, ma lui ha bisogno di un risultato immediato da spendersi con noi cittadini. È una cosa vergognosa, signori, è una cosa vergognosa. Tenete presente, ripeto, che lo stesso PD, col senatore Chiti, col senatore Tocci, hanno smantellato punto per punto il provvedimento. Non ci credono neanche loro, non ci credono. Possiamo farti una domanda? La facciamo dopo le domande o... Dai, visto che lavorava, io preferirei sì. Allora, la domanda che ti facevo io è questa qui. Tu hai detto: perché questi signori fanno queste cose, da dove viene questa cosa qui? Allora, io lancio uno spunto: se ti leggi il regolamento interno della P2 ed è scaricabile da internet, alcuni prezzi sono copiati letteralmente, cioè proprio hanno fatto un copia e incolla. Quello della P2 era fatto un po' meglio di quello di Renzi, perché parla anche di spread per controllare i governi, cioè, quindi è proprio quello che sta accadendo, no? Per cui dal mio punto di vista sembra quasi una cazzata di Renzi, no? una goliardata. Invece in realtà non è affatto così, perché ci sono degli accordi dietro,
blindati che portano in quella direzione. Di 30 anni fa le persone sono sempre le stesse. Allora non potrebbe essere utile evidenziare in maniera chiara e documentale quello che veramente sta accadendo? Perché guarda, c'è un copia, chi l'ha letto, le parole sono le stesse, cioè Tremonti parla di nuovo ordine mondiale e le parole sono le stesse, e anche lo smantellamento nel regolamento della P2 si parla di smantellamento dell'equilibrio dei poteri per poter controllare il popolo, quindi quello che sta realizzando Renzi per conto di qualcuno. Bravo. Esattamente così. Esattamente così, ci sono pezzi coincidenti totalmente. La riforma sta avvenendo, è la riforma di Licio Gelli della loggia massonica P2. La sta portando avanti Renzi per Berlusconi. Se ci pensate, Bondi settimana scorsa ha detto: io abbandono Forza Italia perché credo che Renzi possa finalmente portare avanti le riforme che il centrodestra non è riuscito a fare. Lo stanno dicendo con una tranquillità, una serenità allucinante. Quindi c'è l'esproprio totale della democrazia dei cittadini. È veramente una cosa indegna. Adesso poi ci sono anche le tensioni in Ucraina e Kiev, eccetera, con la Russia. Perché? Perché ci sono queste tensioni? Perché si vuole far credere o si vuole una guerra? Non è che c'è da rifare gli armamenti per tutte le nazioni? Un'altra torta da spartire. È una torta grandissima. Se siete andati a vedere anche le nomine che hanno fatto alle varie controllate partecipate, noterete che il signor Moretti dalle Ferrovie, che si lamentava degli 850.000 euro all'anno, povero Cristo, mi spiace per lui che prendeva così poco, è stato messo a Finmeccanica a 1.200.000. È migliorato un pochino, ma Renzi aveva detto se ne può andare quando vuole. Come mai poi l'ha piazzato dall'altra parte? Come mai? Ce le dobbiamo chiedere queste cose. Io direi che aspetto ulteriori domande, oppure lascio a Alberto o a Eugenio la parola. Mi raccomando, però fate domande, perché è l'unica occasione che noi abbiamo per spiegare cosa avviene. Se avete dei dubbi, siccome abbiamo l'informazione totalmente schierata e deforme, l'unico modo che noi abbiamo è tornare in piazza. Siamo 160 persone che stanno viaggiando a circa 80-90 comuni al giorno. Perché stiamo lottando? Io personalmente ho due battaglie, una contro il Presidente della Repubblica e una contro i media. Li ho presi proprio i due più piccoli. Mi piace vincere facile, esattamente. Renzi fa parte dei media, come? Assolutamente. Assolutamente. Non so se avete notato che è presente in ogni dove, in ogni trasmissione. La polemica della partita del cuore, qual è stata secondo voi? Secondo voi noi ci siamo battuti per impedirgli di giocare a pallone? A noi non ce ne fregava niente che lui giocasse a pallone o meno. L'unico problema è che la RAI nell'ultima settimana non può dare una visibilità al Presidente del Consiglio che fa campagna elettorale per il suo partito. Per legge, non può, stop. Si lamentavano con Berlusconi quando faceva le comparsate le ultime settimane, veniva fuori. Lo fa Renzi, non parla più nessuno, non parla Berlusconi, non parla nessuno, come mai? A lui è stabilito che si possa fare. Allora noi, siccome siamo in vigilanza RAI, abbiamo Roberto Fico, Alberto Airola che sono in vigilanza RAI, abbiamo fatto notare questa cosa. Noi abbiamo detto gioca tranquillamente a pallone, però la RAI non trasmette la partita. Stop. Ha fatto la vittima, credo, per una settimana. Adesso sta passando per quello che dice per una partita. Ovviamente è sempre cavalcare l'onda al contrario, cioè, e sono sempre gli altri poverini. Io faccio l'ultimo esempio, è un esempio che faccio in tutte singole le piazze, perché è la dimostrazione di come la stampa, i media in generale, deformino le cose. Non è tanto la bugia il problema, la bugia viene smascherata su internet, prima o poi viene fuori la bugia. Il problema grosso è la mezza verità. La mezza verità è quella cosa che, anche se tu vai a approfondire, risulta vera quella parte. L'esempio è il terremoto che c'è stato qui in Emilia Romagna, qua vicino. Alla Camera i ragazzi hanno presentato un emendamento, credo fosse il decreto del fare, ma non sono sicuro, che aboliva l'IMU a tutti i terremotati. Ci sembrava la cosa più logica. Hanno perso le aziende, cosa fai? Li fai pagare ancora? Ma è da folli. Il PD invece ha proposto la sospensione per 3 mesi.
siamo andati alle votazioni, allora tutti contro il nostro emendamento, perché populisti, demagoghi, anche un po' disgraziati ogni tanto, perché ce la prendiamo, ci scaldiamo per queste cose, e noi abbiamo votato contro la sospensione, ovviamente, perché ci sembrava assolutamente inutile dare un po' di ossigeno a persone che stanno già morendo, poveri. Allora cosa abbiamo detto? Abbiamo trovato sui giornali il giorno dopo, i grillini contro i terremotati dell'Emilia Romagna. Se tu vai a verificare quella notizia, perché poi la notizia ha votato contro l'emendamento del PD che sospendeva, è vero, è assolutamente vero. E non c'è modo di difendersi. Io vorrei che acquisiste uno spirito critico di andare a verificare ogni singola affermazione di ogni singolo politico, di ogni singola persona che va in televisione, perché mentono, spudoratamente mentono, sempre e comunque. Citano cifre, percentuali, è meraviglioso. Quanti di voi vanno a vedere le percentuali quando le citano? Ringraziando il cielo qualcuno c'è. Perché l'importante è apparire competenti. Non c'è un politico, uno, che non sia un tuttologo. Fateci caso, rispondono su tutti. Io sono in commissione difesa, se mi fai una domanda su qualche altra commissione, io faccio fatica perché vedo centinaia di provvedimenti, devo studiare quelli, non ho neanche tempo di parlare con i miei amici qua della Camera. Ci parliamo ogni tanto alle 11 di sera se ci troviamo al ristorante, perché sennò non lo sappiamo. E questi invece pontificano, parlano, eccetera, eccetera, di tutto e di tutto. Perché hanno tempo, non hanno da niente da fare, hanno tempo. Perché devono alzare solo la manina? Perché il provvedimento arriva dal governo. Di conseguenza, chi me lo studia a fare il provvedimento? Loro non fanno il lavoro. Guarda, allora vi dico l'ultimo aneddoto successo credo 6 mesi fa. C'era un decreto in scadenza, scadeva da lì a 2 giorni, si stava votando un nostro emendamento e la Presidente Fedeli, in quel momento era la Presidente Fedeli del PD, ha detto la classica formula: parere del relatore favorevole, parere del governo conforme, aperta la votazione. Vedi tutta una marea di verdi, noi che ci guardiamo cosa sta succedendo, ci stanno approvando un emendamento, c'è qualcosa che non va. La Presidente si accorge, blocca la votazione, dice no, ho sbagliato, chiusa la votazione, non chiusa la votazione, sennò sarebbe annullata la votazione, parere del governo. Hanno rifatto la votazione. Ha tagliato. Hanno rifatto. Quello, allora, senza vergogna. Ecco, questo è successo anche da Grasso, che non me la sarei aspettato. Anche Grasso settimana scorsa, quando è entrato il provvedimento sul TAV e sul 416 ter, che è il voto riscambio politico mafioso. Io, signori, però vi parlo 12 ore se andiamo avanti così, non mi sembra correttissimo. Si parla tanto della Presidente Boldrini, che è incompetente, incapace. Poi anche le dichiarazioni di ieri, veramente, forse non è il caso di dargli ulteriore visibilità a quella donna. Anche lui, il giorno prima sul TAV ci aveva lasciato parlare, la sera credo abbia ricevuto, e voci interne dicono che sia vero, dal presidente Zanda l'ordine di non darci più la parola. Lui è entrato in aula minimizzando i nostri tempi e togliendoci la parola. Io stesso, anche lì deformazione ovviamente dei giornali, ho provato l'ultimo tentativo disperato dicendo che volevo fare una dichiarazione di voto in dissenso dal mio gruppo, perché per regolamento si hanno 10 minuti di tempo per esprimere ulteriormente il proprio parere, però devi ovviamente votare contro il tuo gruppo. Dopo credo 15 secondi di 5 secondi. Ah, ok. Mi ha tolto la parola, ha detto si vota. Siete più informati di noi. No, stavo ascoltando. 10 secondi, 5. No, subito. Si vota. Tolto la parola, votato, chiuso il provvedimento. No. Finita lì. Sui giornali, senatore Marton contro il 5 Stelle. Sì, dici, ma comoda. Ed è sempre così. Quando vedete notizie di dissensi, litigano, non so. Il 99% delle volte sono balle colossali. Sì, è vero. Balle colossali. Vero. Informatevi. Stop. Ciao a tutti, sono Eugenio Casalino, portavoce in Regione Lombardia. Beh, io
Mi collego a molte cose dette da Bruno, perché confesso le avrei voluto dire io. Alcune le ho dette ieri in piazza 25 aprile a Milano, abbiamo una piazza così, con Mattia Calise e altri portavoce in Parlamento che c'erano lì, c'era Silvana Carcano, Vito Crimi e Paola Taverna. No, ma proprio sull'ultimissima che diceva sulle balle continue, mi viene in mente una volta il nostro Dario Violi, che è eletto in provincia di Bergamo, anche lui portavoce in Regione Lombardia, che a un certo punto fa un intervento in aula, quando in questo momento voi probabilmente non lo sapete abbastanza, la Giunta Maroni è preda di lotte intestine molto forti fra il nuovo centrodestra e Forza Italia, che litigano per una poltrona, no? Da tempo abbiamo Trenord che non funziona, eppure questi litigano, insomma, sulla poltrona di assessore alle infrastrutture e trasporti per un mero solito problema, so, della vecchia politica, no? Io conto tot, quindi mi devi dare la casellina in più e così via. Ecco, questi stanno litigando da tempo. Dario Violi, il nostro bravissimo Dario, fa un bel intervento in aula, no? Stigmatizzando questa situazione. Bene, il giorno dopo, facendo leva su altre vicende completamente separate, il TG3 esce dicendo: i 5 Stelle sono dilaniati in regione. Ecco, questo è un esempio di quello che succederà da qui al 25 di maggio. Avremo in particolare alcuni mezzi di informazione, un po' tutti, contro di noi, così come è successo un anno fa, noi lo vedevamo, no? Già in campagna elettorale, cioè venivano in particolare, mi spiace dirlo, tra virgolette, mi spiace, TG3 Repubblica, intervistavano la nostra Silvana Carcano, i contenuti che uscivano sul giornale erano ampiamente, come in TV, tagliati, con titoli assolutamente fuorvianti, quindi con messaggi appunto fuorvianti di quello che dicevamo. Beh, questo non è casuale, non è assolutamente casuale. Io ieri in piazza 25 aprile dicevo questa cosa, alcune cose le abbiamo già dette, abbiamo citato Licio Gelli, la P2, e ho detto questo ieri in piazza 25 aprile. Ieri si festeggiava appunto il 69esimo anniversario, no? Della liberazione dal nazifascismo, e io spesso anche in passato pensavo: sì, ok, è giusto festeggiare questa cosa, poi è anche importante dire che questa è una festa di tutti gli italiani, mentre c'è sempre qualcuno che cerca di trasformarla nella festa di una parte degli italiani contro un'altra. Io sono andato a una manifestazione dell'Ampi, dopodiché la nostra in piazza 25 aprile. Beh, insomma, una cosa importante che mi premeva dire ieri era questa, cioè che se noi continuiamo a ricordare solamente quello che è successo fino al 1945, è ovvio che questa festa non interesserà più gli italiani. Forse dovremmo parlare dei nuovi e subdoli pericoli contro la democrazia e la libertà. Io vorrei ricordare che, per esempio, 40 anni fa questo signore, che si chiama Licio Gelli, no? Il capo della P2, già allora sosteneva pubblicamente che, insomma, i politici non contano tanto. Il potere è vero, chi ce l'ha? Ce l'ha l'informazione. E credo che, come sapete, nella storia d'Italia, se sapete leggerla bene, lui e i suoi amici piduisti hanno lavorato moltissimo, no? Per mettere le mani sull'informazione. E credo che da allora sia cominciata in Italia, come in molti paesi occidentali, una lenta trasformazione, in cui quindi I poteri forti, gli interessi, lobby, mafie e massonerie hanno preso il controllo della politica e delle istituzioni, svuotandole, no? E lasciandole come simboli, ma vuoti di potere reale, e riempiendogli i figuranti politici che abbiamo avuto finora, pronti appunto, come diceva Bruno, a eseguire semplicemente gli ordini di poche persone. E io credo che semplicemente, oltre ovviamente a come dire, il fatto di per sé inquietante, sia anche la spiegazione più semplice ed evidente di come mai la politica si è trasformata semplicemente nel gioco per gli interessi di pochi e non per gli interessi dei più, per l'interesse e per il bene comune. Beh, io credo che dovremmo ripartire da questo per festeggiare degnamente il 25 aprile, non ricordando quello che è successo fino al 1945, la guerra, il nazifascismo, ma forse dovremmo riprendere questo senso, questa festa della liberazione, per liberarci da nuovi pericoli contro la democrazia e la libertà. Detto questo, allora, vabbè, in Regione Lombardia ci sarebbero tante cose che sono successe che potremmo raccontare. Beh, io partirei proprio ancora da questa, una cosa che mi ha interessato proprio 3 giorni fa e che si ricollega proprio a questo concetto, cioè noi, io ogni tanto ci diciamo, ma ci sentiamo tra virgolette forse un po' inutili lì dentro ogni tanto, perché ti fanno quasi girare, c'è Paola... No, perché sembra che ti fanno un po' girare come i criceti, no? Io a un certo punto, no, nella gabbietta, no?
E tu devi un po', se non stai a questo gioco, poi si incazzano quasi, no? Io cito solo un piccolo fatto, no? Che ha avuto una cosa recente. Io sono 6 mesi che sto dietro, io nella vita ho fatto questo, mi sono occupato di informatica per tantissimi anni, per 23 anni prima di essere eletto, non sono così giovane, no? E insomma, a un certo punto io continuo a chiedere informazioni a questi, documentazione a questi qua di Lombardia Informatica, e questi mi prendono in giro sostanzialmente, mi dicono: ma sì, te la diamo con calma, non ci devi stressare, non ci devi oberare di lavoro. Dico: va bene. Io ho chiesto documentazione tra l'altro non solo su incarichi ricevuti dalla Regione Lombardia, ma anche su operazioni societarie, secondo me molto strane, hanno continuato a fare negli anni spin-off, acquisizioni, partecipazioni azionarie strane, e i più esperti di me dicono che spesso lì dietro si nascondono giri strani di soldi. Benissimo, allora la prima parte di documentazione sugli incarichi informatici, io ne capisco qualcosa, mi danno documentazione casuale, la prima che c'hanno nel cassetto, ma sì, tieni, ma beccati sta carta, ma arrivano, no, chili di carta a casa, e dico: ma magari una società di informatica potrebbe darmela anche in elettronico. Dopodiché, insomma, me la danno a rate, me la danno piano piano, io incomincio a dirgli che non serve a niente quella documentazione. Mi mandano la documentazione, verbali di consigli di amministrazione e atti notarili di queste operazioni societarie, era evidente che non volevano darmeli, no? E appunto che rompi coglioni, cazzo, proprio un grillino, no? Sono abbastanza educato, però alla fine è tranquillo, no? Lì in regione, Paolo lo sa, però alla fine io non mollo, no? Continuo a chiedergli sta roba, lui mi manda documentazione coperta per 2/3 da omissis, cioè completamente inservibile, forse erano le cose che interessano a Bruno, cioè i segreti di Stato, no? Il Copasir, no, stiamo parlando di atti notarili di una Lombardia informatica, pieni di omissis, cioè anche ridicoli. Beh, io a quel punto vado dal difensore regionale, che è un authority regionale, gli presento sta roba, e è un authority, cioè che dalla parte del cittadino, cosa che solo in Italia può succedere, che un consigliere regionale si rivolga a un difensore regionale per ottenere della documentazione da una società della regione. Scandalo! Ecco. Allora, questi, il difensore regionale intima di consegnarmi la documentazione una volta, quindi ci fa una figura. Questo fa finta di dare la documentazione ancora piena di omissis, io torno, glielo intimo una seconda volta, dopodiché io scrivo un paio di post, scriviamo un paio di posti un po' duretti, no, su questa situazione, quindi poche parole con un linguaggio francese, lo smerdiamo proprio pubblicamente, no? Benissimo, questo si attacca a 2 o 3 paroline un po' forti, magari, che abbiamo messo in questi post, e l'altro giorno ricevo da lui una minaccia di querela per diffamazione. Cioè, quindi questo gorilla leghista, perché è un leghista, no? Praticamente lui si permette di minacciare un consigliere di opposizione, non sapendo poi le garanzie che hanno eletti non solo in Parlamento ma anche in Regione, garanzie che derivano dalla Costituzione, ma anche, insomma, nel nostro ordinamento giuridico. Cioè, voi capite? Cioè, lui dice: vabbè, ma se tu te stai buono e tranquillo e fai finta di fare opposizione, io ti do della documentazione inservibile, va bene, siamo amici, mi dava del tu, no? Dopodiché, quando ho capito che io volevo fare sul serio, non ero lì a fare il pirla come tanti altri, no? Far finta di fare opposizione, no? Far finta di fare un controllo, questo si è incazzato e ha cominciato a minacciarmi. Mi ha minacciato, capite? Ecco, quindi in sostanza le istituzioni sono diventate questo: nel momento in cui uno cerca di fare sul serio, ti minacciano; nel momento in cui uno cerca di entrare nel merito dei provvedimenti, poi, come dire, non ti fanno neanche votare, non ti fanno intervenire. Questa è un po' la sostanza. Io vi ho raccontato solo un episodio di quello successo in Regione Lombardia, poi ci sarà anche Paola che ne potrà raccontare altri di simili, che fanno capire in che cosa si sono trasformate le nostre istituzioni. Io, se non ci sono domande per il momento, passerei la parola. Sì.